computer. Perfetto. Dicevamo, non come le mozzarelle che scalano dopo 4 giorni, ma dopo un certo periodo in base all'età. Perché quando si è giovani i riflessi sono pronti e uno in gamba, e una patente mi dura 10 anni, il tempo tra una vita e l'altra. Man mano uno invecchia si riduce il tempo di permanenza come validità. Allora, vediamo cosa ci dice. La patente di guida è confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è quello che me la rilascia, quindi di conseguenza è sempre lui che mi conferma la validità, a seguito di accertamento di idoneità psicofisica svolto da un medico autorizzato, che è lo stesso medico che mi farà la visita per poter avere praticamente la possibilità di iscriversi alla motorizzazione. Quindi, per poter fare l'esame di teoria, ricordatevi che dovete fare la visita medica, ok? Per la visita medica presso il medico competente, quindi quello stabilito dalla motorizzazione, dovete venire con quello che è il certificato anamnestico del vostro dottore, perché il medico competente cosa realizza solamente come controlli? Vista e udito, e eventualmente riflessi. Ma tutto il resto, se uno ha particolari patologie, dico particolari patologie perché magari io ho avuto dei ragazzi che avevano l'epilessia, delle persone che magari soprattutto nell'arco degli anni hanno subito degli interventi al cuore. E quindi è solamente il proprio medico che può stabilire quello. Il nostro medico, quello competente, può vedere, perché non conoscendoli non può dare un giudizio. Quindi c'è bisogno di quel certificato che si chiama anamnestico. Quindi, tra accertamento, lo scopo di confermare se il titolare della stessa è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Quindi, dopo 10 anni, farete la prima visita, sempre per vedere se siete ancora con i requisiti vista, udito e reflessi. Quindi, le scadenze delle patenti A, B, BE e BS coincide con il giorno del compleanno del titolare. Quindi, hanno riportato praticamente tutte le date di scadenze al giorno, mese, mese e giorno del titolare. Perché questo? Perché una volta che erano le scadenze erano miste, cioè quando andava a fare la visita medica la scadenza partiva da quel giorno lì. Molti si dimenticavano il rinnovo, perché è una data che non se lo ricordavano, e invece così facendo, come anche sulle carte d'identità, se guardate le carte d'identità adesso, le hanno portate tutte alla scadenza del compleanno. E così è più facile memorizzarlo, quindi non si dimentica di circolare con la patente scaduta. Allora, per quanto riguarda le Io ho una fasce di età, domanda. che abbiamo detto, il rinnovo va fatto, da Scusi, quando una la... domanda. Ho una domanda. Dimmi. Per quanto riguarda la revisione della patente dopo 10 anni, quando scade, ma si può fare in qualsiasi... Bisogna ritornare dove si è fatta la No, no, patente? assolutamente. Ok. Su tutto il territorio italiano, la puoi fare su qualsiasi autoscuola, la puoi fare qualsiasi ASL di competenza che fanno. Ok, O e nel anche, caso dimmi. sì? E nel caso qualcuno si trasferisse all'estero e non vivesse qui in Italia, come funziona? Bisognerebbe magari ridare la patente in un altro paese? E lì bisogna vedere col consolato, perché bisogna vedere col consolato Ok, se c'è la possibilità sì. tramite il consolato di farla. Ma è l'unico modo se Vero. c'è il consolato quello. Vero, grazie mille. E di niente. Allora, dicevamo, da quando piglio la patente, quindi 18, 20 anni, 22, quello che è, e fino a 50 anni la mia patente vale 10 anni. Quindi ogni 10 anni, fino a che non ho raggiunto 50 anni, devo ritornare a fare la visita medica. Dai 50 ai 70 anni, che iniziamo già a essere un pochettino rincoglioniti, ci riducono la validità di 5 anni, ok? Quindi dovremo andare in 5 anni. Dai 70 agli 80 anni, che peggioriamo sempre, perché purtroppo il meglio ce lo stiamo lasciando alle spalle, ormai siamo in discesa vertiginosa verso la tomba, arriviamo a 3 anni. Oltre gli 80 anni, che tutto quello che viene in più è tutto regalato, addirittura ogni 2 anni. Oltre 80 anni, io ho, attenzione, dei signori che hanno anche più di 90 anni, però gli danno delle limitazioni, magari non gli danno 2 anni, gli danno solo 6 mesi, magari danno l'obbligo, ad esempio, di non potervi dare di notte. Tutti, cosa vi ho detto, i codici armonizzati, tra le altre cose, identificano anche queste patologie. C'è un signore che, ad esempio, non può guidare di giorno per più di 30 km da dove abita, dalla residenza. E assolutamente non può guidare di notte, non può andare in autostrada, però ha 93 anni. Ora,
dice, boh, tanto per cosa mi serve a me per andare a giocare alle bocce, andare dagli amici, va più che bene. E comunque io vedo, alle persone anziane, ho visto anche mio padre, quando non gli hanno potuto dare la patente, è un trauma bruttissimo, eh. Gli togli via la patente a una persona, ci rimane male. Purtroppo, purtroppo sì, perché la patente è sinonimo di libertà, gliela togli, cioè percepisce proprio di essere vecchio a tutti gli effetti. Comunque, domanda che troveremo: con la patente di guida scaduta di validità è possibile comunque continuare a guidare per un tempo massimo di 3 giorni? Assolutamente no. Quando mi scade alla mezzanotte del 31 luglio, come fosse oggi, alla 001 del 1 agosto non posso più guidare. Ok? Quindi non c'è una proroga di 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni. Scade, scade. Poi, B speciali, cosa sono le B speciali? Sono le patenti delle persone che hanno particolari patologie, ad esempio quelli magari che hanno avuto un incidente, che sono sulla sedia a rotelle, okay? Per cui non possono guidare un veicolo, diciamo, di serie, ma avranno degli adattamenti, tipo l'acceleratore sulla mano, tutti i dispositivi che facilitano la guida. In questo caso non c'è, diciamo, quello che è il periodo iniziale di 10 anni. Ma già subito fino a 70 anni da 5 anni, quindi il primo periodo non c'è. Ok, quello che abbiamo visto sulle patenti normali va fino a 50 anni o 10 anni, non è previsto. È previsto subito da quando più la patente, 5 anni fino a 70. E poi i successivi sono uguali, quindi dai 70, 80, 3 anni, oltre 80 anni, 2 anni. Poi la patente di guida è confermata a seguito di esito favorevole della prova tecnica di guida, esame di guida periodico. No, la patente di guida è confermata a seguito di visita medica. Non è che tutte le volte che mi scade la patente devo rifare l'esame. La visita medica è normale, vista udito. Quindi sarà falsa questa definizione. Altra definizione falsa: la patente di guida di categoria B è confermata dal prefetto a seguito di visita di accertamento dei requisiti morali. No, è confermata dalla motorizzazione a seguito di visita medica. E vediamo un po' di domande su questa, tanto qui sono abbastanza semplici. Allora, Simone, la patente di guida è confermata a seguito di esito favorevole della prova tecnica di guida, esame di guida periodica. Falso. È falso, è visto. Sara 1, la patente di guida di categoria B è confermata dal prefetto a seguito di visita di accertamento dei requisiti morali. Falso. Falso, perfetto. Ardita, con la patente di guida scaduta di validità è possibile comunque continuare a guidare per un tempo massimo di 3 giorni. Falsissimo. Ottimo. Alex, se ci sei, se no, sappiamo se non puoi rispondere. La patente di guida di categoria B speciale, BS, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso, o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, a validità di 5 anni, se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 70 anni di età. Niente, Ari, su paura che ce lo siamo persi. Nicola! Eccomi. È vero. È vero. Sì. Perfetto, brava Nicola. Veronica! La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso, salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, validità di 10 anni, se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età. Vero. Ok, Sara 2. La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso, o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, vale 8 anni se rilasciata o confermata a chi ha un'età compresa tra i 50 e i 70 anni. Falso, sono 5 gli anni. Bravissima, ok. Norchis, la patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso, o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, vale 5 anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età. Falso. Falso, perché solamente a chi ha superato i 50 anni di età. Benissimo. Vincenzo, la patente di guida di categoria B non può essere rinnovata a chi ha superato gli 80 anni di età. Falso. Falso, perché abbiamo visto colui che ha 93 anni, hanno rinnovato.
Michela, se ci sei, la patente di guida è confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito di accertamento di idoneità psicofisica svolto da un medico autorizzato. Vero? Perfetto. Andrea, la patente di guida di categoria BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso, salvo lineamento della data del compleanno del titolare, vale 5 anni se rilasciata e confermata a chi non ha superato i 50 anni di età. Falso. Falso perché ricordate che la BE è il rimorchio, non confondete con ABS. BE quindi ha le stesse scadenze, anche se io rimorchio, le stesse scadenze della patente B normale. D'altronde la patente che mi serve proprio per guidare è la B, la S è solo per agganciare il rimorchio. Patricia, la patente di guida di categoria A, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso. O salvo allineamento la data del compleanno del titolare, ha validità di 10 anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età. Vero. Verissimo. Ok, quindi a questo punto io direi di andare avanti, perché questo vedo che non ci sono grossi problemi, perché avete già imparato le scadenze, per cui siamo abbastanza tranquilli. E andiamo avanti con il nostro capitolo, che voglio cercare di finirlo in modo da mandare il titolo. Allora, un discorso validità, provvedimenti. Oh, provvedimenti, questo sì è importante. Allora, i provvedimenti della patente purtroppo sono tutto quello che comporta, oltre alla sanzione amministrativa, in base alle infrazioni che ho commesso, che possono essere più o meno gravi, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente. Quindi, ricordiamoci che la sanzione amministrativa è quella di base che c'è sempre. Varia, quindi la multa che devo pagare in base a quello che ho commesso come infrazione. È chiaro che le sanzioni più basse sono ad esempio la sosta vietata, dove non è previsto nemmeno il ritiro della patente neanche la sospensione, perché sono effettivamente le sanzioni che si pigliano più sovente, la sosta vietata. Quindi in quel caso lì ci sarà solamente la sanzione amministrativa che varia anche lì in base se la pagano entro 5 giorni o meno. Comunque, noi vediamo invece proprio i provvedimenti, quelli più gravi. Primo provvedimento, il ritiro. Il ritiro della patente chi me lo fa? Lo possono fare solamente la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza che accertano mentre stiamo guidando, quindi è immediato il ritiro tramite una pattuglia, tramite un controllo, ok? Che accertano delle, diciamo, delle incongruenze per quanto riguarda la mia guida, che andiamo a vedere. Ad esempio, il primo caso che ci propone qua, la patente viene immediatamente ritirata durante la circolazione se il conducente non sistema correttamente il carico mal disposto dopo il mito degli ordini di polizia. Ora, sull'auto è difficile che sia mal disposto perché, bene o male, mi fermo, lo leggo, faccio in modo di non avere, che ne so, le valigie messe. È più facile se sono su un furgone. Ricordiamoci che con la patente B posso guidare gli autocarri fino a 35 quintali e lì posso caricare 35 quintali, almeno un 20 quintali di roba riesco a caricare. È chiaro che se non la dispongo bene, non è legata, questa roba traballa, la polizia mi ferma e mi dice: "A ciccino mio, mettiti a posto la roba e così non vai in giro". La multa me la danno sempre in ogni caso. Ma non mi fanno andare via finché non ho sistemato la merce. Ok, quindi mi viene ritirata la patente nell'immediato. Sistemo la merce e mi viene ridata. Questo è il primo caso. Secondo caso, la patente viene immediatamente ritirata durante la circolazione, quindi sempre mi contestano subito, subito nell'immediato mi devono contestare quello che ho commesso. Quando il conducente è obbligato a sostenere un esame di revisione non si è sottoposto nei termini prescritti. Cosa vuol dire? Faccio un esempio, siamo arrivati a 0 punti con la patente, non ce ne siamo accorti o ce ne siamo fregati. C'è gente che dice, viene da me e dice: "Oh, ho 0 punti adesso e adesso". Arrivati a 0 punti, devo fare l'esame di revisione. L'esame di revisione consiste in un esame di teoria e un esame di guida. Ho 30 giorni di tempo, che poi erano 60, per presentarmi in motorizzazione e dire: "Va bene, ho ricevuto il vostro provvedimento, mi sto preparando". A quel punto, o andiamo noi chiaramente, perché andiamo noi verso l'ufficio provvedimenti e chiediamo appunto di congelare quello che è il termine di 30 giorni. Se io congelo, perché dico: "Guardate, il signore, se è iscritto presso di me, lo sto preparando per superare l'esame", è chiaro che anche la scadenza di 30 giorni, 60 giorni non gliela tolgo. Ma perché? Perché hanno
diciamo, il mio input di aspettare. Poi, quando io ritengo che sia preparato, vado, prenoto l'esame e a quel punto lì, se non supera l'esame, la mia patente viene revocata. Oppure, nel caso che la persona se ne freghi completamente, quindi continua a circolare, nonostante che gli sia arrivato l'ufficio provvedimenti, nonostante che gli abbia detto che il soggetto che rischia la revisione, questo continua a girare, a un certo punto la polizia lo ferma per qualsiasi motivo, magari anche dopo un anno, ok? O comunque arriva l'avviso dei carabinieri che ti vengono a ritirare la patente. Il ritiro della patente in quel caso lì è immediato. Non posso, se io sono in giro per la strada, mi fermano, scarico le borse della spesa che c'ho nel bagagliaio, mi piglio un taxi e la macchina se la portano via loro insieme alla mia patente. Non posso più guidare perché la patente viene ritirata. Quindi un altro caso per cui viene ritirato immediatamente la mia patente dagli agenti. Altro caso, la patente viene immediatamente ritirata durante la circolazione se a seguito di un incidente stradale sono derivate lesioni a persone. Quindi ho un incidente, metto un ciclista, cade, si fa male, mi viene ritirata subito la patente perché? Perché il poliziotto che interviene, il carabiniere che interviene, ha visto che l'incidente la persona è stata portata via dall'ambulanza, però non riesce così, non essendo un medico, a quantificare quanto tempo stare via. Magari stare via 2 giorni, 3 giorni, un mese in ospedale. Ok? In quel caso, cosa devo fare io? Mi tengo informato per quanto riguarda dall'infortunato quanto tempo, se viene dimesso dopo 4 giorni, faccio dare un foglio di dimissione, a quel punto lì vado dalla polizia, dai carabinieri e dico: signore, è stato dimesso, e allora mi viene ridata la patente. Perché? Perché il ritiro della patente, teniamo conto, se abbiamo un incidente grave con più di 40 giorni di pronuncia in ospedale, andiamo nel penale e allora poi c'è la sospensione della patente. Ma ripeto, il poliziotto, questo qui arriva, è svenuto magari, l'ambulanza l'ha portato via, non sa effettivamente che cos'ha. Per cui, per precauzione, mi viene ritirata la patente. Sarà poi mia cura andarmi a fare ritirare se questo qui viene dimesso in poco tempo, ok? Poi subito me la ritirano se c'è un credito. Altro caso, la patente viene immediatamente ritirata durante la circolazione se il conducente guida con patente scaduta di validità. Abbiamo detto alle ore mezzanotte del 31 luglio di oggi scade la patente, alle 001 del 1 agosto la mia patente è scaduta. Esco per andare in vacanza, non me ne sono accorto, mi fermo una pattuglia dei carabinieri o polizia che sia. Ah, signor Ferrer, la patente è scaduta. Ma è scaduta ieri, non me ne frega niente, la patente è scaduta. Me la ritirano e non vado più in vacanza. Cioè, devo andare a fare una visita medica nell'immediato. Se porto la multa c'è sempre, ricordiamoci, qualunque cosa faccio, la multa c'è sempre, di più o di meno c'è. Comunque, faccio la visita medica, nell'altro trovo qualche medico, qualche scuola guida aperta. Faccio la visita medica, porto l'esito della visita medica che è favorevole e mi danno subito la patente. Però nel frattempo io non posso circolare. Poi, oltre il ritiro, che abbiamo visto sono quei casi lì, c'è anche la sospensione. Quindi il ritiro vuol dire che me la ritirano subito. La sospensione che me la sospendono per un certo periodo. Okay? E quindi io per il periodo della sospensione non posso guidare nessun veicolo motore. Ma neanche il motorino, tutti i veicoli a motore sono, diciamo, aboliti nella guida. Posso guidare la bicicletta elettrica, il monopattino, posso prendere l'autobus, ma non posso guidare nessun veicolo a motore durante la sospensione. A meno che può esserci il caso che io per motivi di lavoro ho necessità di andare a lavorare, ho bisogno delle auto perché non ci sono mezzi pubblici dove lavoro, faccio richiesta al prefetto che mi faccia utilizzare la macchina per andare a lavorare. Quindi il prefetto mi concede praticamente 2 ore al giorno, 1 ora per andare a lavorare e 1 ora per tornare a casa. Però queste 2 ore al giorno non è che me li ripanno in omaggio, me li accumulano poi se io la patente scaduta per un mese, alla fine dei mesi mi contano tutte le ore in più, quindi può darsi che siano 24 ore, 30 ore, mi contano tutte le ore per cui ho avuto questa agevolazione. Quindi farò un mese, un giorno, un mese, 2 giorni. Quindi la sospensione della patente è una sanzione accessoria. Ricordiamoci che la sanzione principale è la sanzione amministrativa. Tutto quello che c'è dopo è accessorio, ok? Che deriva dalla violazione di alcuni articoli del codice della strada. Durante il periodo di sospensione della patente, il titolare della stessa non può guidare nessun veicolo a motore. Esempi, quello più grave che possiamo incorrere.
viene sospesa subito in caso di guida in stato di ebbrezza. Quindi ritiro immediato, immediato, subito. Quindi devo, o lascio via macchina, oppure se c'è qualcuno che me la viene a prendere, tanto è guadagnato, se no pensano loro a farmela portare in qualche giorno. Io non posso guidare. Per quanto tempo? Lo stabilisce poi il prefetto, perché dipende da quanto tasso alcolemico ho in eccesso oltre 0,5. Voi, vabbè, voi è zero, per cui non è che avete tanto da ridere o scherzare. Per 3 anni non dovete bere niente. Comunque, se fosse magari solo 0,2-0,3, magari ve la sospendono per un mese. Se di più, ve la sospendono per 2 o 3 mesi. Dipende un pochettino, però è il prefetto. Il poliziotto cosa fa? Nell'immediato la ritira e basta. Poi non stabilisce lui il periodo. Lui la ritira, fa il verbale e dice, scrive sul verbale quant'è il tasso alcolemico. Secondo caso, la sospensione della patente è disposta quando il conducente rifiuta di sottoporsi a accertamento di stato di ebbrezza. Attenzione, perché se io mi rifiuto, viene considerato il massimo che è 1,5 come tasso alcolemico. Quando viene considerato il massimo, c'è il penale, mentre se siamo entro 0,8 non c'è il penale, c'è solo la sanzione amministrativa e la sospensione più alta, però non c'è il penale. Se io arrivo a 1,5 o comunque mi rifiuto, vengo considerato come se fosse 1,5. Andiamo subito sul penale. Cosa vuol dire? Sospensione che me la sospendono 3, 4, 5, 6 mesi. Penale che è un procedimento penale. Devo presentarmi con un avvocato, devo andare avanti a un giudice, delle giustificazioni, quindi dei costi che non finisce più. Ok? Quindi piuttosto, a meno che sono proprio fradicio che non sto in piedi, vediamo col test, magari si risolve, non dico bene, ma comunque c'è una quantità d'alcol che è piuttosto limitata. Poi tenete conto che anche quando mi fanno fare l'alcol test, me ne fanno fare uno subito. Se io dopo mezz'oretta mi fanno di nuovo soffiare, uno per accertarsi che la macchina funziona, due perché magari è minimo quello che ho superato, se nell'arco di mezz'ora io ritorno con i valori bassi. Ma i bassi per voi dovrebbe essere zero, e comunque non mi viene fatta nessuna sanzione, non mi viene sospesa la patente. Ok? Quindi facciamo, ecco, poi attenzione, se siamo oltre 1,5 e ci rifiutiamo, oltre quello che è il penale, c'è il sequestro del veicolo, se sono io il proprietario. Se non sono io il proprietario che guido il veicolo di un amico, no, non me lo posso sequestrare. Ma se il proprietario è interessato a me, c'è il sequestro del veicolo, me lo vendono poi all'asta. Quindi andiamo incontro veramente alle cose pesanti. Poi, per quanto riguarda la droga, peggio ancora, perché la droga non c'è un minimo, un massimo o un medio. Che io mi sia fumato uno spinello, che mi sia fatto di hashish, che mi sia fatto di cocaina, è sempre stupefacenti. Quindi non c'è un minimo, un massimo, una cosa leggera, una cosa grave. Anche qui, attenzione, c'è subito la sospensione, cioè il ritiro e poi la sospensione. Anche qui andiamo avanti per 3 mesi, e anche qui c'è il penale. Altro caso in cui viene sospesa, la sospensione della patente può essere disposta in caso di perdita temporanea dei requisiti fisici e psichici richiesti. Non fate come ha fatto il mio cliente, che si è rotto il braccio, continuava a guidare col braccio al collo, ma subito l'hanno beccato. Cioè, non puoi guidare con un braccio al collo. Ma io riesco a guidare lo stesso. Sì, ma non hai tutta, cioè, la capacità totale. Quindi, se avete un incidente, un braccio al collo, la fascia, un braccio, sì, un braccio ingessato, la fascia perché siete tamponati, quindi avete l'area veronica, come si chiama, al collo, una gamba ingessata, non potete guidare, cioè vi beccano subito, ok? È chiaro che la patente viene sospesa. Altra situazione, la sospensione della patente può essere disposta nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti relativi alla circolazione del veicolo. Subito sospensione della patente, anche qui andiamo sul penale, perché frode lo Stato. Quindi attenzione anche all'assicurazione. Altro caso, la sospensione della patente disposta quando il conducente circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro. Il sottoposto al sequestro, non pensate che siano delle cose gravi. È capitato delle persone che purtroppo da me vengono, perché poi vengono quando non è troppo tardi, che per anni, anni vuol dire non un anno o due, ma 4, 5, 6 anni, non aveva pagato l'immondizia. Ti arriva l'avviso, ti arriva la notifica, ti arriva tutto. Poi a un certo punto si stufano, ti arriva il blocco del veicolo, nel senso che ti dicono da oggi il tuo veicolo è bloccato. Tu non è che te lo portano via,
Oh, c'è il blocco del veicolo a livello, diciamo, burocratico, nel senso che viene avvisata la Polizia di Stato, viene avvisata il PRA, viene avvisata la motorizzazione che tu non puoi utilizzare su quel veicolo finché non paghi tutti i debiti. Se tu continui a girare e dici ma chi se ne frega, io continuo a girare, a quel punto, oltre a portarti via il veicolo, perché per punto lì te lo portano proprio via, ti viene sospesa anche la patente, perché non puoi guidare un veicolo che è posto sotto sequestro. Altro caso, e questi qui sono quelli più gravi, la sospensione della patente disposta quando il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita, reato di omissione e soccorso, e qui abbiamo di nuovo il penale. Quindi scappare, si finisce in galera qua. Altro caso, questo qui è quello che succede più spesso purtroppo, la sospensione della patente disposta quando è superato di oltre 40 km/h il limite massimo di velocità imposto dal codice della strada. E fate attenzione che non è facile arrivare a 40, perché ad esempio ci sono dei punti, anche in città, che sono dei corsi dove c'è limite di velocità dei 30, quindi vado già a 75-76, sono già oltre 40 km/h e c'è già la sospensione della patente. Quindi non è perché magari c'è limite di 130, io andavo a 180. Il limite 30 è andato 80 o 70 e già la sospensione della patente, minimo un mese qua. Altro caso, anche qui, che questo qui è anche immediato, qui se c'è la pattuglia della polizia che è sull'autostrada, autostrada, coda, ok, quindi siamo tutti tranquilli, ci sono i furbetti che pensano di buttarsi sulla corsia di emergenza. Allora, a meno che esci, perché sappiamo che negli ultimi, se vi ricordate, vi ho detto, negli ultimi 500 metri si può occupare corsia di emergenza in caso di traffico intenso per uscire, ma per uscire, se io non esco e continuo a stare sulla corsia di emergenza, boom, mi fermano subito la sospensione della patente. Ok? Altro caso, e questo mi interessa a voi, limitazione di un anno di guida, che se passa poi la legge sarà 3 anni, quindi per adesso ancora un anno. Ok? Veicoli con un massimo di 55 kg di tonnellate, 70 kg ai neopatentati, a meno che pigliate la patente BE, allora questo limite cessa. Oppure se superate i limiti di velocità, ok? In questo caso 3 anni, 3 anni vagoni, 100 in autostrada e 90 sulle strade urbane. Qui lo dico e qui lo nego, è difficile che vi becchino in autostrada perché vi devono fermare per contestarvi che siete un neopatentato e che state viaggiando a più di 100 km/h. E in autostrada non ci sono le pattuglie che ci fermano, che ci inseguono, ok? Quindi l'unica cosa che potevo verificare con il tutor, che ci fa la fotografia, però è facile dire, boh, non guidavo io. Cioè, che io sappia, non c'è ancora avuto nessuno dei miei ragazzi che ha preso una multa per limite di velocità in autostrada o sulle strade urbane. Sulla potenza del veicolo, attenzione, anche qui sulla potenza del veicolo c'è il fermo del veicolo, anche qua. Se io guido un veicolo che ha una potenza superiore, ma forse anche 56 kW, ok? Non ne frega niente. È una potenza superiore, fermo del veicolo, oltre alla sospensione della patente, oltre, mi sembra, dagli 800, minimo 800 euro a 3.600 la multa. Cioè, una bella botta. Poi andiamo sempre nella situazione ancora più grave, revisione della patente. La revisione cosa comporta? Che io debba rifare gli esami di teoria e l'esame di guida. L'esame di teoria, che è una scheda più facile rispetto a quella che avete voi, e poi comunque avete solo una possibilità. Quindi l'esame di revisione lo supero al primo tentativo, vado subito, subito, nel giro di un paio di giorni vado a fare la prova di guida. Non lo supero, e al primo tentativo che faccio 4 errori, boh, la mia patente viene revocata. Allora, revisione della patente di guida può essere disposta o dalla motorizzazione o dal prefetto, sempre in base a cosa ho commesso. Quindi le cose più gravi, lì non ci sono santi, guida in stato di ebbrezza, sotto sostanza stupefacente, oltre il penale, oltre il ritiro immediato della patente, oltre la sospensione, devo fare la revisione. Quindi devo andare a fare, ripeto, cioè la teoria e la guida nuovamente. Oppure la revisione della patente guida può essere disposta a seguito di incidente stradale che ha provocato lesioni gravi, quindi se ci sono stati feriti gravi. Feriti gravi cosa vuol dire? Prognosi di più di 40 giorni. Se ci sono stati incidenti gravi dove abbiamo distrutto delle macchine, ok? In quel caso, giusto per dire, boh, ma questo riconosce il limite o cosa, facciamo fare la revisione, non per me.
Poi la revisione della patente guida può essere disposta quando sorgono dei dubbi che il conducente sia ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Attenzione anche qui, una mia cliente è andata, l'avevano fermata perché aveva passato il semaforo rosso, e lì ha niente da dichiarare. Cosa mi ha detto per scusarsi? Ma una stupidaggine, non ho visto il semaforo, o non ho visto il colore comunque. Non ha dovuto fare la revisione, non, attenzione, la revisione prevede anche eventualmente di anticipare la visita medica, quindi invece di aspettare 10 anni, mi è arrivato il provvedimento che doveva presentarsi presso la commissione medica per rifare la visita medica perché hai dichiarato te che non hai visto il colore, quindi probabilmente sei diventato daltonico, non conosci più il colore. Quindi mi ha anticipato, quindi piuttosto non dite niente, cioè se vi ferma la polizia, vi contestano qualcosa. Non dite niente perché si peggiora sempre la situazione. Non dichiarate niente perché sennò poi uno va a dire delle cose che si girano contro. Poi, altra cosa per questa revisione che vi avevo già anticipato, quando arrivo 0 punti. 0 punti anche qui, non posso più fare niente. Finché ho un punto, posso ancora fare un corso di recupero punti e quindi ne recupero 6. Okay? Non è che ne recupero poi tanti, però non aspettiamo di arrivare a un punto. Quando ci rendiamo conto che ne abbiamo 10, solamente più 10, facciamo un corso, così ritorniamo a 16, ok? Perché arrivare a un punto è rischioso, soprattutto adesso con i tirelli, i semafori che mi danno la multa, mi tolgono i punti anche se supero la linea d'arresto. Supero la linea d'arresto di 30 centimetri, mi scatta subito la foto, sono subito 2 punti in meno, eh? Quindi attenzione su quello. Revoca, che è la cosa più brutta che mi possa capitare. Revoca vuol dire che la mia patente viene archiviata definitivamente. Quindi la revoca della patente di guida viene disposta quando il titolare è sottoposto all'esame di revisione patente non risulta idoneo. Quindi vado a fare l'esame di revisione, non supero l'esame di teoria, viene la patente viene revocata. Quindi devo iniziare tutto da capo. Di nuovo tutto da capo cosa vuol dire? Foglio rosa, visita medica e di nuovo rifare le guide no, perché bene o male uno sa già guidare, però deve rifare di nuovo tutto l'esame di teoria. Esame di teoria che magari dopo 10 anni che non lo fai più, io ho avuto purtroppo della gente che doveva andare in revisione e mi ha detto: Ah, ma io sono 20 anni che guido, figurati te. Va bene, però vai a fare. Vedete voi le difficoltà di fare questo adesso. Immaginate se non, per 20 anni non fate più niente: sì, magari se puoi guidare benissimo, però tutti questi quiz con le doppie parole, il nome, cosa, figurati se le cosa. Infatti, revoca della patente. Revoca della patente, di nuovo tutto da capo, eh? Quindi tutto da capo completamente. Quindi, visita medica, le 6 ore di guida obbligatorie, tutto quanto. Poi la revoca della patente guida viene disposta quando il titolare ha perso perennemente i requisiti fisici e psichici prescritti, quindi quando ho 102 anni, a quel punto lì non sono più in grado di guidare, no? A quel punto lì, ma è normale, viene revocata la patente e mi faccio poi accompagnare. O se vado in galera, quindi la revoca della patente guida viene disposta quando il titolare ha perso i requisiti morali, quindi sono in galera, chiaramente non posso guidare, di conseguenza tutti, ma lì non solamente. Qui perdo tutti i diritti, quindi perdo tutti i gradi di identità, mi viene revocato, mi viene revocata la patente, non posso più andare a votare, perdo tutto perché sono in galera, è chiaro che perdo tutti quelli che sono i miei diritti. Poi la revoca della patente guida viene disposta quando il titolare circola nonostante la sospensione della patente, quindi la mia patente viene sospesa perché? Perché ho superato di 40 km/h il limite di velocità. Va bene, c'è un mese di sospensione. Oh, ma caspita, io devo fare, c'è il matrimonio di mio fratello, devo prendere la macchina, cosa? Io stesso la macchina. A quel punto lì mi fermano, sono sotto sospensione, non è che c'è una revisione, no, ho revocato subito la patente. Perché non posso guidare quando la patente è sotto sospensione. Poi la revoca della patente di guida viene disposta quando il conducente in autostrada inverte in senso di marcia per correre la carreggiata contromano. Attenzione, qua la revoca, a parte che c'è il rischio di fare il contromano all'autostrada o mettere il senso di marcia, c'è il rischio di fare degli incidenti, ma proprio mortali. Ma in quel caso lì, la sospensione è più, la sospensione è per 3 anni, mi sembra, ma poi c'è la revoca direttamente. Per cui, prima che me la diano, no, revoca della patente, poi prima che mi diano di nuovo la patente passano 3 anni, in quel senso lì 3 anni, ok? Altro caso, la revoca della patente di guida viene disposta quando la patente stessa viene sostituita con un'altra rilasciata da uno Stato estero, quindi è chiaro che se io ho una patente americana e vengo a girare in Italia, posso girare un anno con quella che è la patente internazionale,
Ma se prendo la residenza qua e il codice fiscale qua, la carta d'identità qua, finito l'anno di patente internazionale, che io ormai risiedo qua, devo avere una patente italiana, non posso continuare a girare con la patente americana, a meno che mantengo la residenza in America, però lì è un altro discorso. Di conseguenza, la mia patente americana viene revocata, perché non possiamo avere due patenti contemporaneamente. Definizioni che troviamo false. La patente guida viene immediatamente ritirata durante la circolazione quando il conducente trasporta un passeggero in stato di ebbrezza. No, l'importante è che non sia io che sono in stato di ebbrezza. Poi il passeggero può essere anche sverso, svenuto, non è importante. Ok, quindi facile. La patente di guida viene immediatamente ritirata durante la circolazione quando il conducente circola in Italia con la patente rilasciata nello stato estero in cui è residente. Se sono residente in America, non mi ritirano la patente, non mi viene revocata, ok? Se sono residente in Italia, a quel punto lì che giro con la patente straniera da più di un anno, allora a quel punto no, comunque non mi viene in ogni caso ritirata. Mi viene fatta la comunicazione che devo fare la patente italiana. Poi la patente di guida viene immediatamente ritirata durante la circolazione se si circola con pneumatici di dimensioni diverse da quelle riportate sulla carta di circolazione. In questo caso mi viene ritirata la carta di circolazione, non la patente, perché è un difetto che ho sull'auto, quindi non è un difetto della mia patente. La mia patente non ho evaso qualche norma per quanto riguarda la sicurezza o semaforo cosa. Ho evaso una norma sul veicolo e quindi mi ritirano la carta di circolazione e di conseguenza dovrò presentarmi a fare la revisione anticipata. Non solamente per i pneumatici, potrebbe essere anche per la marmitta che è bucata, potrebbe essere. Ad esempio, c'era la moda anni fa che mettevano i LED da tutte le parti, sopra e sotto, che quindi anche lì era uso improprio delle luci, veniva ritirata la carta di circolazione. Poi la revisione della patente guida può essere disposta quando il titolare circola con la revisione del veicolo scaduta da un anno, è falso perché non vado a fare la revisione della patente. Siamo anche qui. Diciamo, un comportamento sul veicolo, quindi non dipende dalla mia patente, la mia patente è a posto. È la revisione del veicolo che è scaduta, quindi mi ritirano la carta di circolazione, ok? Altro caso, la revoca della patente può essere disposta quando il conducente perde temporaneamente i requisiti fisici, no, il ritiro, non la revoca, quello che guida col braccio ingessato. Mi ritirano la patente finché non dimostro che ho il braccio a posto. Quindi non viene fatta la revoca, non la perdo la patente. Sempre la revoca, ricordiamoci che la revoca è la perdita completa della patente. Può essere disposta quando il conducente guida senza lente a contatto correttivo, quando poi scritto, anche qui c'è la sanzione amministrativa, se non guido con gli occhiali. Ok? Mi possono eventualmente ritirare la patente e dire o viene qualcuno a guidare al posto tuo, perché tu non puoi guidare. Non hai gli occhiali, quindi non vedi niente. Per me io non so quant'è il tuo grado di cecità. Io sulla patente, gente, vedo che devi avere il codice 01, avere gli occhiali, non ce l'hai. Poi che ci vedo o no, non è un compito mio. Tu dovresti avere gli occhiali, non ce l'hai, quindi ti ritiro la patente, viene qualcuno a prenderti la macchina e poi darti a casa. Poi vieni poi a prendere da me in caserma. E fai vedere che c'hai gli occhiali. Poi la revoca della patente di guida può essere disposta dagli organi di polizia. No, gli organi di polizia mi possono fare il ritiro, stop. Non mi possono neanche fare la sospensione e neanche la revisione. Gli organi di polizia mi fanno polizia, carabinieri, che sono il ritiro. Tutto il resto lo fa o la motorizzazione o il prefetto. O il giudice, se andiamo in procedimento penale, il giudice stesso. La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida un veicolo intestato ad altra persona senza avere apposita dichiarazione scritta. No, attenzione, io posso guidare l'auto di mia moglie, posso guidare l'auto di mio fratello, non è che devo avere un'autorizzazione scritta. E quindi non mi revoca la patente. Eventualmente, se fosse un autoveicolo intestato a una società, allora, in quel caso lì devo avere una dichiarazione della società che io sono autorizzato a guidare quel veicolo, ma in ogni caso non è che mi revocano la patente, ci sarà una sanzione amministrativa. Ok, vediamo un pochettino come siamo andati. Qui non so se ci siete ancora tutti perché sentivo che un po' di gente andava via, adesso vediamo strada facendo. Simone. La patente di guida viene immediatamente ritirata durante la circolazione se il conducente non sistema correttamente il carico, ma è disposto dopo invito agli organi di polizia. È Simone uscito. ha appena detto che era andato via, che non sta bene. Ah, allora niente, Simone, sarà uno. Sì. Rilego un attimo, allora.
Vero. Perfetto, poi ardita c'è? Perfetto. Certo. Allora, sospensione, parliamo della patente, è disposta quando si superano di oltre 40 km/h limite massimo di velocità. C'è la revoca. Ok. No, sospensione, non revoca, eh. È vero? Purtroppo sì, subito di 40 km/h, minimo un mese di sospensione. Se è la prima volta, se sono recidivo, aumenta il periodo di sospensione, contano anche quello. Certo. Alex, se ci sei, la revisione della patente di guida può essere disposta qualora sorgano dubbi che il conducente sia ancora in possesso dell'idoneità tecnica alla guida, quindi dopo i 90 anni, 100 anni. Però ho paura che Alex non c'è più, quindi cancelliamo per lui. Quindi, Nidia, ci sei? Sì. Ok. Allora, revisione, stiamo parlando. Quindi revisione, abbiamo detto quando devo anticipare gli esami, eh? Della patente di guida può essere disposta qualora sorgano dubbi che il conducente sia ancora in possesso dell'idoneità tecnica alla guida. O comunque, ti ho fatto l'esempio di quella che ha dichiarato, ah, non ho visto il semaforo Ah, vero. rosso. Ok? Quindi, in questo caso, non vado a fare gli esami, ma anticipo quella che è la visita medica. Veronica, ci siamo? Sì, ci sono Beppe. Benissimo, la revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare incorre per 2 volte in un anno in un'infrazione che comporta la perdita di almeno 5 punti. L'abbiamo vista prima questa. Falso perché sono tre. Perfetto, bravissima. Sara 2, ci sei? Sì. Bene, la revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali richiesti. Falso. Falso, perché se sono in galera non mi fanno fare nessun esame. Revocano e tanti saluti finché non esco. Norchis, la revisione della patente di guida è disposta quando si accerti che il conducente è alla guida senza avere con sé la patente. Vero? No, no, Falso. falso solamente. Qui non c'è la revisione, c'è Quando la si sanzione amministrativa, ma devo poi portare la Ah, patente sì, la di sanzione è vero. revisione. Ok. Ok. Norchi, se ne faccio un'altra. La sospensione, in questo caso, della patente è disposta quando non si è pagato nei termini il bollo dell'auto. Falso. Falso, perché qui non ho pagato il bollo dell'auto, eventualmente mi danno la multa. Ma non è una sanzione, cioè non è una Vabbè. revisione o una revoca della patente. Ok? Aumenta ogni anno. Ecco, Perfetto. beh, a proposito, se uno non paga il bollo per, boh, che ne so, 3, 4, 5 anni, che succede? E ti arriva la notifica e se continui a non pagare ti arriva la sospensione del vincolo e non puoi Ok. circolare se non hai pagato. Ok? I Vabbè. soldi allo Stato, guarda, bisogna sempre dare, prima o poi ritornano a chiederteli. Eh no, Beppe, perché io quando stavo scegliendo la macchina da prendere, no? Avevo puntato una macchina era buona, tenuta bene, pure gli interni erano decenti. Il problema è che il tipo ha detto, boh, sono vicisti se ti arrivano le notifiche perché il bollo non l'ho pagato io, non l'ha pagato il precedente proprietario, vedi tu che cosa fare. Io sinceramente ci ho pensato 2 volte, ho detto meglio evitare perché ancora No, poi mi perché arrivano a guarda me che tutte ti accorgavi te le mazzate. di tutto, eh. Se tu compri quella macchina, a quel punto te ti accorgavi te di tutto, dovevi pagare tutte te i bolli non pregressi. Quindi no, hai fatto bene a non prenderla, perché se no tu accettavi di prendere la macchina nelle condizioni in cui era, vista e piaciuta, tutte le sanzioni che c'erano, tutto te le beccavi te. Quindi attenzione, attenzione che molte auto, ad esempio, le mettono in vendita, soprattutto privati, che sono sotto sequestro. Sotto sequestro non possono circolare, quindi uno si piglia in carico un veicolo che è sotto sequestro, poi diventa proprietario, continua a non circolare finché non ha pagato tutte le multe. Questo qui magari ha accumulato 20.000 euro di multe e quindi uno ha la macchina che non può utilizzare senza non pagare tutte le multe. Ma dovrebbe pagarle l'altra persona le Dovrebbe multe, pagare scusa. l'altra persona non le paga e purtroppo, visto che c'è il fermo amministrativo sul veicolo, se non vengono pagate le multe, subentra chi ha preso il veicolo a quel punto. Ma Beppe, adesso se c'è il fermo amministrativo non te lo fanno più il passaggio. Ti dicono che lo paghi o.
Lo so, però attenzione, se, sul privato soprattutto si può capitare, sulla cosa, nei concessionari no, perché i concessionari fanno attenzione, ma il privato che prende la macchina, se tu non sai chi è o cosa, se non fai una ricerca su, direttamente al pram, ci sono delle applicazioni per cui uno vede vita, morte e miracolo, vede se il veicolo è stato incidentato, vede se è stato ritardato, e poi ci sono dei trucchi che magari portano il veicolo in Germania. Lo immatricola in Germania, poi lo riporta in Italia, viene immatricolato di nuovo in Italia con un'altra targa. Però se uno non lo sa queste cose, rischia di prendersi delle fregature non da poco. Soprattutto quando vi capita magari un'auto di grossa cilindrata, quindi magari un Audi 6 o cosa, che magari ha 3 anni, ti dico 40.000 km, ah, la vendiamo per pochi, 30.000 euro. Stai tranquillo che c'è la fregatura, eh? Perché ho visto gente di auto che erano incidentate. Erano messi a posto, che erano già state dalla Germania, avevano fatto un incidente in Italia, avevano riportato in Germania, immatricolate di nuovo, riportate di nuovo in Italia, quindi immatricolate di nuovo, però risultava che questa macchina qui era incidentata, ma di brutto, e quindi avevano si pigliava una macchina, a parte i chilometri, che non erano 40.000, ma erano più belli. Comunque, dobbiamo fare attenzione soprattutto, ma adesso anche i concessionari, se sono concessionari ufficiali no. Ma se sono concessionari multimarche, fate attenzione anche su quelli, perché purtroppo ci sono anche della gente che sono dei bucanieri anche su quello. Quindi mai, mai fidarsi. Allora, dunque, chi mi ha risposto ultima? Nortis? Vincenzo, ci sei? Sì, Vincenzo? Sì, ci sono. Ok, la revisione della patente guida può essere disposta quando il titolare circola con la revisione del veicolo scaduta da oltre un anno. Falso. Falso, perfetto. Michela, mi sembra che non ci sia più, né? No, no, io ci Ah, sono. c'è Michela, c'è. Il Sì. conducente che non supera l'esame di revisione della patente può ripeterlo altre 2 volte entro un anno, continuando a guidare con uno speciale permesso rilasciato dall'ammortizzazione civile. Falso. Falso, perché non lo supero la prima volta, boh, la mia patente viene revocata, quindi non puoi ripeterlo come con il foglio rosa. Andrea, la revisione della patente guida può essere disposta quando il titolare circola su un'auto storica senza la prescritta documentazione. Falso. Falso. Ecco, le auto storiche cos'hanno? Devono avere già più di 30 anni e poi c'è la possibilità di circolare anche se sono Euro zero. Nelle manifestazioni solamente e anche senza, diciamo, senza quella che è l'assicurazione, perché si fa un'assicurazione solo per la manifestazione. Ma però devo rispettare queste normative qua. Patricia, la sospensione della patente è disposta quando il titolare della patente perde definitivamente i requisiti fisici. Patrice, ci sei? Patricia? No, non c'è Ma Beppe. non c'è più. Allora, uno a caso, boh. Veronica, dai. La sospensione della patente è disposta quando il titolare della patente perde definitivamente i requisiti fisici. Penso alla revoca. Bravissima, la revoca. Perde definitivamente i requisiti fisici. Ormai non posso più guidare. Allora, se avete tempo, perché io non c'ho la guida subito, io andrei avanti che così finiamo il discorso delle patenti, eh? Se Va avete tempo. bene. Va bene? Punteggio della patente. Quindi, la nostra patente abbiamo già visto prima che abbiamo detto arriviamo a 0 punti e sono soggetto alla revisione. La nostra Beppe, scusa, patente volevo ha... farti una domanda Dimmi. sul discorso dell'omissione di soccorso se viene investita una persona. Chiaro. È la stessa cosa anche se viene investito un animale? E adesso sì, c'è anche il penale sull'animale, sì. Quindi Ok. c'è anche io missione di È soccorso per gli successo una roba del animali. genere qualche giorno fa al parco e appunto la ragazza se n'è andata e boh. No, no, c'è una missione, hanno preso il numero di targa, c'è missione di soccorso, anche lì c'è anche il penale. Ok. Allora, punteggio Ma patente. aspetta, ma parliamo di animali domestici o selvatici? Perché mio nonno una volta ha investito un cinghiale e se l'è portato a casa. Eh beh, nessuno l'ha visto, nessuno l'ha fatto No, era un vedere. cane che Ah, boh, cattivo ok. oltretutto. E allora no, quella tipa era da bucargli le gomme.
prendere il tubo di scappamento, collegare un bel tubo di gomma, legarglielo dentro la macchina, tirare sui finestrini e accelerare. Fine. Madonna mia. Oh, c'è un Beppe, ma tubo di per cane, animali ci fate si... un po' di cane, non merita di salvarsi. Posso vedere una persona ucciderne un'altra tranquillamente, ma se tu dai anche solo uno schiaffo di troppo a un cane, tu per me sei morto. Bella Madonna. Vabbè, dai. Allora, punti sulla patente, ne abbiamo 20 in dotazione. Ok, quindi il giorno che mi danno la patente, automaticamente al mio, diciamo, capitale di punti che vale 20 punti. Quindi ogni patente di guida ha un'attribuzione iniziale di 20 punti. Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commettono particolari infrazioni al codice della strada. Il punteggio varia a seconda della gravità dell'infrazione. Comunque, può arrivare fino a 10 punti, ad esempio guida in stato di ebbrezza sono 10 punti, okay? Che si possono sommare ad altri punti comunque. Quindi il punteggio sulla patente diminuisce quando si commette appunto particolare infrazione. Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, ne potranno reclutare massimo 15, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la sospensione. Io ho avuto un ragazzo, ieri preso la patente, dopo 2 giorni aveva già preso da tutti i punti, perché semaforo, cintura di sicurezza, telefonino, boh, il punteggio per i miei patentati per 3 anni vale doppio, quindi ha iniziato tutto da capo. Poi, Ha diciamo, è capito abbastanza tutto. teso. Per cui. Allora, per i titolari di patente che per almeno 2 anni hanno mantenuto 20 punti, è previsto l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 3 punti. Quindi ogni 2 anni vengono dati in omaggio praticamente 2 punti. Per i neopatentati, dopo il primo anno, se non hanno avuto nessuna, diciamo, infrazione grave che comporta la recuperazione dei punti, viene regalato 3 punti. Perché questo? Perché hanno dimostrato al primo anno, che è il periodo dove si fanno più, diciamo, stupidaggini, che sono stati bravi. Quindi invece di dare 2 punti ne danno subito 3, anche perché, ripeto, i miei patentati hanno la reclutazione doppia. Fino a comunque arrivare al massimo di 30 punti, in ogni caso. Poi gli anni successivi, ogni 2 anni, sempre 2 punti. Poi, come abbiamo detto, la frequenza di apposito corso consente ai titolari di patente A e B di recuperare 6 punti arrivando ad un massimo di 20 punti. Quindi 12 ore di corso, recuperi 6 punti. Stesso sono le patenti superiori, quindi C e D, le ore di corso sono 18 e recuperi 9 punti. Se ha perso punti con 2 anni senza infrazione che comporta la recuperazione, sono da 20. Cosa vuol dire questo? Che se io dall'ultima infrazione, anche se sono rimasto con un punto, per 2 anni mi sono comportato bene, non ho preso nessuna recuperazione di punti e tutto, dopo 2 anni ritorno vergine, cioè ritorno di nuovo a 20 punti. Però devo stare 2 anni senza commettere niente, ok? Quindi in automatico, senza fare nessun corso di recupero punti o cosa, dopo 2 anni mi ritorno a 20 punti, quindi inizio di nuovo da capo il mio, diciamo, da come se avessi appena preso la patente. Poi, per quanto riguarda i neopatentati, allora, limitazioni per il primo anno di guida, che ripeto, per adesso un anno, se a ottobre-novembre viene convalidata la proposta che hanno fatto, sarà per 3 anni. Quindi, violazioni che comportano reclutazione di punti commesse entro i primi 3 anni dal rilascio della patente di categoria B sono sanzionati con il doppio dei punti previsti. Quindi tutte le vostre infrazioni, ad esempio, passare col semaforo rosso, che normalmente sono 6 punti, per voi di colpo sono già subito 12. Quindi facciamo attenzione che si fa in fretta a perdere subito la patente. Ok, poi il conducente che ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente dovrà sottoporsi all'esame di revisione della stessa. Quindi automaticamente devo fare l'esame di revisione se sono arrivato a zero. Ripeto, revisione, esame in teoria ed esame di guida. Alcune infrazioni che ci troveremo nelle domande. Superamento limite tra i 10 km. Ecco, abbiamo detto, oltre i 40 km orari abbiamo 10 punti, ok? E la sospensione della patente, più la multa che arriva anche più di 1.000 euro, oltre i 40 km/h. Tra i 10 e i 40 km/h ci sono solo 3 punti. Allora, i limiti di velocità sono così: entro i 5 km, cioè c'è il limite di 50, io vado a 55, non succede niente perché considerano la caratura del contachilometri, quindi non c'ho nessuna sanzione né amministrativa né di recuperazione dei punti. Tra i, diciamo, i
55 là, e i 10 km, quindi tra i 50 e i 60 km, ok, sempre tra i 50, vado a 60, 61, ho 3 punti, la sanzione più alta e mi tolgono 3 punti, e però non c'è ancora sospensione della patente, sono solo 30 punti. Oltre i 40 km orari, che sia magari sia in dai 50, vado a 91 o vado a 191, non cambia niente, cioè cambia che la sanzione è più alta, però sì. E i punti che mi tolgono sono sempre 10 punti e c'ho la sospensione della patente. Poi, altre, diciamo, decurtazioni di punti. Mancato rispetto della norma relativa alla manovra di sorpasso comporta una perdita di punti sulla patente. Non mi dice quanti, ma dovrebbero essere anche qui 8, mi sembra. Poi, anche qui, il sorpasso, ad esempio, nelle situazioni dove non c'è visibilità, tipo curva, dosso, galleria, anche lì c'è la sospensione. Il sorpasso invece sul rettilineo, dove c'è solamente, quindi sono sul rettilineo, però c'è linea continua, c'è decurtazione di punti, però non c'è la sospensione. Dipende anche qui dalla gravità di quello che faccio il sorpasso. Poi l'uso del cellulare senza auricolare, udito voce durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente, e qui sono 5 punti. Quindi non posso usare il cellulare, non posso usare due auricolari, solamente uno. Oppure Bluetooth, ma io ancora che non ho problemi. Però non posso usare due cuffiette. Lo stesso discorso, circolare senza casco o anche senza cinture di sicurezza. Durante la guida, quando previsto, o con casco mal allacciato, comporta una perdita di punti sulla patente. Anche qui 6 punti. Ok? Quindi senza cinture e senza casco sono 6 punti. Oppure mancato rispetto della distanza di sicurezza da cui si è derivato un incidente comporta una perdita di punti sulla patente. Anche qui varia a seconda della gravità del danno. Più il danno è grave, che quindi se la macchina è soggetta proprio all'officina, cosa, e la velocità è maggiore, anche qui aumentano i punti che mi tolgono. Se poi ci sono dei feriti, allora c'è la sospensione. Per quanto riguarda le luci, mancato uso o l'uso improprio delle luci durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente. Non sono tanti, sono 2 punti, non è che me ne tolgo tanti. Comunque tutto quello che usare gli abbaglianti in città che non si può, usare, non accendere le luci fuori città, tutto quello che va messo sulle luci, che adesso non sto a ripassare, tutto quello che riguarda le luci. Poi il trasporto in sovraccarico, in sovrannumero durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente. Quindi anche qui siamo, il mio veicolo è abilitato per 5 persone, siamo in 6, sono solo 2 punti sulla patente. Comunque mi tolgono 2 punti. Mezzi pesanti. Io ho la patente per gli autocarri fino a 35 quintali, sono 40 quintali, anche qui mi tolgono i punti sulla patente. Poi l'ho messo uso delle lenti da vista durante la guida, se prescritto, comporta una perdita di punti sulla patente, codice 01, obbligo di lente, quindi anche qui, adesso non mi ricordo quanto sono, ho 4 punti mi sembra. Quindi sanzione amministrativa, ritiro della patente finché non vado, finché non c'è qualcuno che mi guida, se c'ho qualcuno che mi porta a casa, pazienza, però non posso guidare io. E comunque, qua, beh, punti, qua non ci dice quanti sono, comporta solo perdita. Qua, circolare sulla corsia di emergenza, sull'autostrada e di fuori dei casi previsti, comporta una perdita di punti della patente, qui sono 10 punti subito e sospensione della patente immediata. Poi, guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti comporta una perdita di punti sulla patente. Anche qui, 10 punti e sospensione immediata della patente. La mancata osservanza delle norme che regolano il carico sul veicolo comporta la sottrazione di 3 punti sulla patente. Quali sono? Se vi ricordate, abbiamo detto sporgenze laterali. Vi ricordate quant'è? 30 30 punti. centimetri da dove? Dalle luci di posizione. Sì. Ok? Quindi io magari 30 centimetri non sono dalle luci di posizione, ma sono qua, sono più largo, mi tolgono punti. O anche dietro, se supero quello che è il 30%, se vi ricordate dietro il 30%, o non ho messo il cartello, anche lì mi tolgono punti. Poi la mancata osservanza delle norme che regolano il traino del veicolo comporta la sottrazione di 2 punti sulla patente, sono solamente due. Ma ad esempio trainare un rimorchio più grande, se io ad esempio il mio veicolo è adibito al traino di un veicolo di un rimorchio che pesa 1000 kg e traino con un rimorchio che ne pesa 1500, mi trovo 2 punti, ok? Quindi non posso frenare un rimorchio più pesante di quello che era previsto dal libretto dell'auto.
siccome in situazione di punta della patente, se non si dà la precedenza ai pedoni che attraversano la carreggiata, attenzione, qui addirittura l'hanno portato a 8, non dare la precedenza ai pedoni sulle strisce, sono 8 punti, e all'esame si sta subito bocciati, ma non se c'è il pedone sulle strisce e io non mi fermo, se c'è il pedone sul marciapiede ed è evidente che voglio attraversare, io mi devo fermare lo stesso, non posso, ma la fermo, non mi frega niente. Subito, cioè, super, bocciati subito. Altro caso, siccome in situazione di punta della patente, se non si rispettano le norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione stradale, quindi taglio la strada, mancata precedenza. Oppure, siccome in situazione di punta della patente, se non si rispettano le indicazioni degli agenti di traffico e degli organi di polizia. Allora, se c'è il posto di blocco, anche lì non mi fermo al posto di blocco, sono sospensione e 10 punti. Non mi fermo solamente se non c'è il posto di blocco, ma c'è un agente che mi dice di fermarmi e non mi fermo, poi non è un posto di blocco, sono 4 punti, più tutte le sanzioni sempre. Poi si incorre in situazione di punti della patente se si sosta nelle aree riservate senza il diritto. Poi se i disabili, 8 punti anche qua, ok? Anche qui attenzione, 8 punti sono tanti, Guardate che per voi sono il doppio, sono già 16 per 3 anni. Poi, si incorre in sottrazione dei punti della patente se si sosta nelle aree riservate senza averne diritto nei presso del distributore di carburante durante l'orario di apertura. Cosa vuol dire? Sostare proprio davanti alle pompe. In questo caso sono solamente 2 punti. Oppure, si incorre in sottrazione dei punti della patente se si sosta nelle aree riservate senza averne diritto nelle zone dove il marciapiede riporta la segnaletica strisce gialle e nere. In questo caso 2 punti anche qua. Quando ci sono le strisce gialle e nere, oppure anche qui 2 punti se si sosta dove c'è la corsia riservata ai mezzi pubblici o la fermata ai mezzi pubblici. Questi ve li dico, ma non ci sono, questi che vi dico sono solamente, però non li trovateci qui. Nel clip trovate solo che c'è la sottrazione dei punti, tranne i primi che abbiamo visto, quei tre che abbiamo visto. Poi, sottrazione dei punti della patente se si sosta in corrispondenza degli scivoli per i passeggeri, per gli invalidi. Poi non comporta una perdita di punti sostare davanti a un passo carrabile. Il passo carrabile è vietata solo la fermata, cioè, scusate, è vietata solo la sosta, non è vietata la fermata. Quindi non mi tolgono i punti, ok? Mi danno la multa, sì, mi portano via l'auto perché se deve entrare o uscire la persona è chiaro che non posso lasciare l'auto, ma non mi tolgono punti. Altro caso, non comporta una perdita di punti guidare senza avere con sé la patente, quindi guidare senza patente non mi tolgono punti. Sanzione amministrativa, chiaramente anche qui, ma non è prevista la perdita dei punti. Importante cos'è? Devo portargli a vedere, ok? Quindi, oltre alla mia multa, devo poi, nel giro di qualche giorno, 3, 4, 5 giorni, portare a vedere in visione la mia patente, ok? Non comporta, può darsi, attenzione, e beh, se non ho la patente niente, se la patente è scaduta, anche qui mi ritirano la patente, mi tolgono i soldi, chiaramente, devo portare poi in visione la visita medica e mi daranno la patente. Non comporta una perdita di punti circolare con veicolo a cui revisione è scaduta, quindi revisione scaduta, anche qui mi ritirano il libretto, ma non mi tolgono punti dalla patente. Definizioni che troviamo tutte false. Lasciare in sosta un'auto davanti a un passo carrabile comporta una perdita di punti sulla patente. Abbiamo visto no, falso. Guidare senza avere con sé la patente comporta una perdita di punti sulla patente. Assolutamente no, anche questo. Multa, però non tolgono i punti. Circolare senza avere con sé la carta di circolazione del veicolo di cui si era guida comporta anche qui sanzione, ma non mi tolgono i punti. Guidare senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo di cui si era guida comporta una perdita. No, qui non mi danno nemmeno nessuna multa. Perché il certificato di proprietà non è un documento che serve per guidare, è un documento che certifica solo la proprietà del veicolo, quindi questo non lo devo proprio avere con me. Un caso vero, guidare un veicolo di altro proprietario senza autorizzazione dell'ammortizzazione civile non rappresenta un'infrazione, è vero, perché posso guidare l'auto di mio papà, di mio fratello, senza nessuna autorizzazione, quindi non comporta una perdita. Poi, circolare con l'autovettura dotata di 8 posti, compreso il conducente, con la patente di categoria C, comporta una perdita di punti sulla patente? No. Ok, quindi un'autovettura dotata di 8 posti, compreso. Se io ho la patente C, con la patente C posso guidare, chiaramente è superiore alla patente B. Quindi, oltre a guidare quello che sono le autovetture,
e qui abbiamo detto 8 più 1 sono 9 posti, ok? Non faccio nessuna infrazione, perché ho la patente C, quindi la patente C mi abilita anche a guidare i veicoli della patente D. Quindi non c'è nessuna infrazione qua proprio. Poi circolare in un giorno festivo con un autocarro carico di massa complessiva fino a carico inferiore a 3,5 tonnellate, con porta no. Per l'autocarro fino a 7 tonnellate e mezzo posso circolare anche nei giorni festivi. Qui addirittura 3 e mezzo, per cui siamo tranquillamente nella norma. Circolare con veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione periodica comporta una perdita di punti sulla patente no, c'è cioè il ritiro della carta di circolazione ma non mi tolgono punti, e ci facciamo un giro di domande noi. Ah, non importa, se qui vi sbagliate, perché tanto abbiamo visto, sono tante cose che dovete sapere, quindi è facile che molte cose non le avete memorizzate nell'arco di 10 minuti che abbiamo fatto la lezione. Ci siete sempre? Sì. Ok. Allora, Però. circolare con un'autovettura. Sara. Circolare con un'autovettura su autostrada o su strada sovrana principale, avendo conseguito la patente di categoria B da meno di 6 mesi, comporta una perdita di punti sulla patente. Un attimo che me la rileggo di nuovo. Certo. Oh, grazie. Falso, non. Certo, ok. Bene. Ardita. La frequenza di apposito corso e il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di recuperare 6 punti, arrivando al massimo a 20 punti. Allora, vero? Sì? Nicola, circolare con un'autovettura dotata di 8 posti, compreso il conducente, con patente di categoria G, comporta una perdita di punti sulla patente, che abbiamo visto adesso questo. Falso. Ok. Veronica, circolare in un giorno festivo con un autocarro carico di massa complessiva pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate comporta una perdita di punti sulla patente? Falso. Benissimo. Sara 2, la perdita di punti sulla patente per infrazione al codice della strada è raddoppiata se effettuata la guida di un motociclo di potenza superiore a 35 Falso. kW. Bravissima. Nortis. Il punteggio sulla patente diminuisce esclusivamente quando si commette un'infrazione al codice della strada che comporta la sospensione o il ritiro della patente. Vero. No, qui anche se si commette un'infrazione che c'è la decurtazione di 2 punti, non c'è la sospensione, perché la sospensione di solito è quando ci sono 10 punti, ok? Quindi 2 punti, quindi ad esempio viaggiare con le luci spente di notte, ok? Sono 2 punti. E quindi non comporta la sospensione della patente. Ok? Quindi Norchis di nuovo, se per 2 anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia meno di 20 punti entra in possesso di 30 punti. Falso. Falso perché sono 20. Benissimo. Vincenzo, guidare senza avere con sé la patente comporta una perdita di punti sulla patente. Falso. Bravissimo. Michela, guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti comporta una perdita di punti sulla patente. Vero. E qui siamo gravi, c'è il penale, qua. Andrea, circolare con veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione periodica comporta una perdita di punti sulla patente. Falso. Adesso perché la revisione al massimo mi ritirano il libretto. Patricia, se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono essere decurtate al massimo 15 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano sospensione della patente. Patricia, c'è ancora? Io parlo di Patricia e poi magari non c'è più. No, non c'è più. Non No, Beppe, non c'è. c'è più. Ardita, dimmelo a te allora. Eccomi. Vero? Perfetto. Non so se abbiamo finito. Poi c'è ancora qualche cosa. Vediamo però se riusciamo. Eh sì, c'è ancora qualche cosa. Vediamo che cos'è che.
No, questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, quindi questo non. Allora, validità, provvedimenti, punteggio, patente e il primo, documento necessario. Beh, questo è corto, lo facciamo subito, se non avete fretta, che così chiudiamo il capitolo delle patenti. Va bene? Va benissimo. Allora, documenti, oggetti necessari per circolare. Allora, per circolare cosa devo avere? Uno, la carta di circolazione, che abbiamo detto che è la carta di entrata del mio veicolo, quindi la devo sempre avere con sé. Non la fotocopia autenticata, l'originale. Dove sulla carta di circolazione deve essere annotato se ho superato la revisione, se il mio veicolo è vecchio, o comunque se, il cambio di residenza, ok? Poi l'assicurazione, assolutamente sì, tutti i veicoli che circolano, attenzione, o comunque che sono in sosta sulle strade pubbliche, anche se non l'adopero, non posso lasciare un veicolo in sosta senza assicurazione. Quindi è vietato utilizzare un altro veicolo sulle strade pubbliche quando il veicolo non è coperto dall'assicurazione per responsabilità civile. Quindi io devo avere il mio certificato di assicurazione. Adesso si riesce direttamente anche tramite l'applicazione della motorizzazione a vedere se il veicolo è senza assicurazione. A me è capitato durante l'esame che non mi avevano ancora mandato la mia assicurazione o comunque non l'avevo ricevuto. Tramite il telefonino l'esaminatore, visto che comunque il mio veicolo è assicurato, mi ha fatto fare l'esame lo stesso, però deve essere assicurato in ogni caso. Poi è vietato condurre un altro veicolo sulle strade pubbliche quando non si possiede la patente di guida necessaria per quel tipo di veicolo. Quindi è chiaro che se io ho la patente B non posso guidare un autobus, ok? Non posso guidare un autocarro, quindi posso guidare solamente veicoli che abbiamo visto che la mia patente B me lo permette. Poi cosa devo sempre avere il mio triangolo? Quindi un altro veicolo per poter circolare sulle strade pubbliche deve essere munito del seguente mobile, del segnale mobile di pericolo triangolo. Un autoveicolo, la motocicletta e il ciclomotore no, gli autoveicoli devono avere, ok, obbligatoriamente, di conseguenza anche il giubbottino. Poi un'autovettura per poter circolare deve essere munita delle targhe identificative affinché sia possibile risalire e interpretare del mezzo, quindi devo avere targhe, due targhe per quanto riguarda gli autoveicoli, una targa per quanto riguarda le moto e il ciclomotore. Però in ogni caso, se dovesse andare a perdere, devo fare la denuncia, ho 15 giorni di tempo per circolare con una targa che mi sono fatto io di cartone, prevedo che nei 15 giorni non la ritrovi, altrimenti poi devo chiedere una targa nuova con una nuova immatricolazione, con un nuovo libretto. Poi le targhe dei veicoli devono essere apposte saldamente in posizione corretta, quindi non le devo mettere al contrario, ovviamente che si legano giuste. Le targhe dei veicoli devono essere sempre ben leggibili e non devono essere sporche. Quindi, attenzione che a volte è capitato che danno la multa perché la targa è sporca, perché la targa deve essere leggibile. Quindi il codice della strada prevede delle sanzioni anche sulla targa non perfettamente leggibile. Le targhe dei veicoli non devono essere manomesse o contraffatte, quindi è chiaro che non devo fare col pennarello mettere un altro numero o scriverci qualcosa sopra. Poi è vietato circolare sulle strade pubbliche con un'autovettura dotata della targa prova e falso. Le targhe prova quali sono? Sono quelle che i concessionari adoperano per fare provare un'auto che hanno in vendita. Quindi un concessionario magari ha delle auto che sono di altri clienti, le auto sono senza assicurazione, perché io se lascio la mia auto in vendita al concessionario, non lo lascio con l'assicurazione, tolgo l'assicurazione. Il concessionario non può assicurarsi tutti i veicoli che sono nel loro parco. Quindi cosa richiede la motorizzazione? La targa prova. La targa prova permette, applicandola quando esco, ad ogni veicolo, quindi la targa prova me danno una o due in base al parco, al parco veicolare che ho. Io posso circolare anche con un veicolo senza assicurazione. Metto la targa prova, infatti vedete che è in una busta, la della motorizzazione, la busta, la applico dietro. L'assicurazione del veicolo è sulla targa prova, quindi è la targa che è assicurata. Perché? Perché la targa la posso utilizzare per i veicoli diversi, quindi in caso di incidente comunque sono coperto l'assicurazione. La targa prova la posso utilizzare solo io che sono il titolare della ditta o qualche mio dipendente che risulta ribopaga, ma il cliente da solo non la può utilizzare, deve essere sempre accompagnato dal titolare se vuole provare l'auto. Okay? Quindi non può essere data in uso a terze persone. Poi, gli autoveicoli usati per l'esercitazione di guida devono essere muniti sia anteriormente che posteriormente di appositi pannelli elettroriflettenti che carica la lettera P principiante, quindi solamente quando siete con il foglio rosa. Quando avete preso la patente lo potete togliere. Due, uno più grande dietro che è un 30x30, mi sembra, e l'altro più piccolo davanti che è un 10x5.
Poi l'obbligo vale per tutte le 24 ore su tutti i tipi di strada, l'obbligo delle lenti, quindi si devono usare occhiali da vista, lenti a contatto, se sulla patente di guida è indicato l'obbligo col codice armonizzato 01, quindi portatevi sempre dietro in macchina un paio di occhiali di scorta, perché li perdete o perdete una lente, a casa ci arrivate in ogni caso, perché ripeto, se la polizia vi ferma che c'è scritto 0,1, non avete niente, non avete gli occhiali, non avete il contatto, non vi fa più andare avanti. Definizione che troviamo: è vietato utilizzare un altro veicolo sulle strade pubbliche quando la carta di circolazione è acquistata per essere diversa dal conducente, e abbiamo già visto è falsa. Sulle strade pubbliche è vietato utilizzare un altro veicolo se la garanzia è scaduta, garanzia non assicurazione, garanzia è quello che mi dà la casa costruttrice, quindi è scaduta e posso utilizzare tranquillamente, posso assicurazione no. È vietato utilizzare un altro veicolo sulle strade pubbliche quando non si ha con sé il certificato di proprietà. Anche qui il certificato di proprietà certifica che io sono il proprietario, ma non è un documento che serve per la circolazione, quindi è falso. È vietato utilizzare un altro veicolo sulle strade pubbliche quando non si ha con sé la ricevuta di avvenuto il pagamento. No, anche qui tassa di possesso è una tassa che riguarda il possesso del veicolo, non riguarda la circolazione. Se fosse tassa di circolazione, allora sì, dovrei avere la ricevuta. In effetti una tassa per poter circolare, ma la tassa di possesso non devo avere, perché identifica solo che io sono proprietario del veicolo, quindi non mi serve per la circolazione. Oh, anche qui un bel giro di domande e così abbiamo finito il capitolo e sono contento. Allora, Andrea, è vietato utilizzare l'autoveicolo sulle strade pubbliche quando il veicolo non è coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile. Vero. Ok? Michela, le targhe dei veicoli non devono essere sporche. Vero. Bene. Vincenzo, è vietato condurre un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si possiede la patente di guida necessaria per quel tipo di veicolo. Vero. Sì. Nortis, un autoveicolo per poter circolare deve essere munito della carta di circolazione. Norchis, c'è ancora? Norchis, sì, c'è ancora, solo che magari è impegnato con i bambini. Niente, Sara 2, un autoveicolo per poter circolare deve essere munito della carta di circolazione. Vero. Perfetto. Veronica, gli autoveicoli usati per esercitazioni di guida devono essere muniti sia anteriormente che posteriormente di appositi pannelli retroreflettenti che cante la lettera P principiante. Vero. Quelle della scuola guida devono aver scritto scuola guida, invece. Nicola, le targhe dei veicoli devono essere sempre ben leggibili. Vero. Ok? Ardita, è di norma vietato condurre sulle strade pubbliche un autoveicolo non immatricolato. Vero? Vero? Quindi non possiamo girare con un veicolo senza targa e senza libretto. Sara 1. Sulle strade pubbliche è vietato utilizzare un autoveicolo se la garanzia è scaduta di validità. Falso, perché la garanzia non c'entra niente. Vediamo se Nortis è ritornata. Nortis? Niente. Ardita allora. Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del segnale mobile di pericolo al triangolo. Per poter... È falso. Vero, devo avercelo, non posso chiedere, devo averlo con me. Ok. Ok, come la patente, come la carta di circolazione, come assicurazione, Sì, è come la obbligatorio averlo. patente. Anche il giubbottino, Beppe, quello là. Sì. Anche il giubbottino bisogna averlo perché bisogna Ok. indossarlo, ok? Però nelle domande non compare il giubbottino, mentre nel triangolo compare. Sono contento che abbiamo finito questo capitolo qui, che è abbastanza lungo, lunghetto. Vediamo cosa c'è rimasto, se riusciamo a finire prima di andare in ferie. Perché non siamo tanto, tanto distanti alla fine. Allora, incidenti, alcol, droga, primo soccorso, assicurazione, urca, c'è assicurazione. Allora, io direi domani, togliamoci l'assicurazione, che è quello più pesante. E poi vediamo, ok, per inquinamento, limitazione, sì. Ok, domani allora facciamo l'assicurazione, che anche questo è abbastanza pesantuccio come argomento. E poi vediamo se riusciamo a finire entro venerdì o sabato. Piuttosto sabato vi faccio un po' una lezione. Volevo finire per le vacanze tutto il corso. Vediamo, dai.
Non poniamo niente di Beppe. prudenza. Beppe, io volevo farti una domanda, ma la patente si può rinnovare qualche giorno prima che scade? Sì, addirittura la puoi rinnovare 4 mesi prima, mantenendo comunque sempre la stessa scadenza. Ah, ok, perfetto, così, no? Giusto 4 mesi. per sapere se si poteva fare. Sì, 4 mesi prima si può. Ok, grazie. Allora, ci vediamo stasera. Stasera non riesco proprio a fare di nuovo tutta la lezione perché dopo dalle 19 c'ho le patenti superiori. Quindi vedete adesso che ore sono. Siamo andati, abbiamo sforato i 40 minuti quasi, quindi tutto il corso, tutta la lezione come oggi non riesco a farla. Faremo le cose principali, tanto sono registrate, quindi facciamo quello che cos'era? Validità della patente eventualmente e i provvedimenti, ok? Perché Va purtroppo bene. alle 19 devo fare il corso delle patenti superiori. Però, ripeto, è tutto registrato, per cui diciamo che lo potete poi vedere. Adesso dico a Marco di metterlo, diciamo, visibile su YouTube, così ce l'avete. E così a questo punto vi posso anche mandare qualche scheda proprio sulle patenti, così l'argomento è completo e siete a posto. Va bene, Va bene. quindi o stasera alle 18 o se no domani senz'altro. Va Va bene? bene, Beppe, Va io bene, fino a arrivederci. venerdì mi collego soltanto alle 2. Va bene, tanto vedi le due, Va perché bene. diciamo adesso, periodo adesso, c'è anche meno guida in questo periodo, quindi magari possiamo andare, gioco su quello, andare anche più avanti se vi va bene, quindi vedete infatti sono andato avanti. Ok, quindi alle 2 diciamo che è l'orario principale, alle 18 purtroppo è solo un'ora, per cui magari è un pochettino più ridotto. Va bene? Va Un buon bene. pomeriggio a tutti, Buon grazie. pomeriggio, Buon grazie. grazie, Ciao ciao, ciao, a ciao, stasera ci vediamo. ciao. Ok, Ciao. ciao. Beppe, io che faccio? Resto? Ah, caspita, è vero che dovevamo fare l'intervista. Hai voglia? La facciamo veloce. No, non posso. Non posso perché ho finito la batteria del telefonino e non riesco a registrartela. Vabbè, possiamo farlo anche stasera, va Sì, la bene. potremmo fare stasera o domani, dai. E tanto qua sono in buona compagnia. Si Va bene. vede? Sì. Dai, Si anche vede? domani, eh? Si vede? Che Ti ho cosa? tolto lo sfondo finto, dovrebbe vedersi. C'è il cagnolino. Sì. E non ci vuole. No, che ci vuole un bull terrier? Ah no, vedo solo la testa. No, io pensavo di schiena, non ci vuole. Ok, va bene, ma sta dormendo? No, sta che prendersi le coccole. Ascolta Va bene, dai, io ne ho pure 5 di lei. cani, quindi figurati te, 5 cani e 3 gatti. Ho visto il gattino nel video che hai postato prima. Vabbè, che hanno messo stamattina sul gruppo. Va bene, dai, la prossima volta. Porta pazienza, ho finito le batterie e quindi non riesco a registrare. Va buono. Ok? Magari domani. Si può fare. Ok, buon pomeriggio. Grazie Grazie, Andrea. a te.